Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale. Allora ragazzi, come da promesso, prima ho editato un video. Quindi, una volta che ho editato questo video, ho spoilerato che praticamente con Alessietto, non so se conoscete, uno dei miei soci più stretti, siamo andati, è andato precisamente a un drop di un altro YouTuber, raga. Praticamente, scusatemi se mi tocco il naso, sono raffreddato. Praticamente, cosa è successo? All'improvviso mi scrive, mi dice: "No, Ale, tu devi venire qua." E come chi mi sta vicino mi conosce, lo sa, io non vado ai drop di altri YouTuber, è una cosa che non faccio mai. Non voglio farla, non mi piace. Non faccio i miei, non vado neanche in quelli degli altri. Non mi interessa prendere i veicoli. Però magari i ragazzi che mi sono vicini, che dal mio staff, sono liberi di fare un po' il cazzo che vogliono. Vogliono andare a piare le macchine del Pinco Pallo, che lo facciano, ci mancherebbe altro. Quindi ragazzi, a una certa mi manda sto cazzo di messaggio con due foto, che adesso poi vi faccio passare, ragazzi. Anzi, ve le faccio passare adesso. Guardate che bomba. Raga, quando tu sei per i cazzi tuoi e ti arriva un messaggio del genere con delle foto del genere, tu dici: Fre, che cazzo stai mi pipì per il culo? Perché comunque sia, raga, sappiamo che GTA su... Aspetta che questa la censuro. Su GTA sappiamo che da PC si può fare di tutto, no? Spawnare qualsiasi cosa. Ma quando tu sai che l'amico tuo sta in un drop su Xbox e ti arrivano cose del genere, cosa fai? Non entri? Infatti siamo entrati. E questa è la situazione. Vi lascio il video, ragazzi, con un po' di sottofondo. Ve lo guardate, vi fate due risate, ok? E niente, ci vediamo dopo così commentiamo un pochettino la situazione. Bella, regà! Cioè, ci capiamo? Avete capito? Io non, ancora sono incredulo. Allora, le cose sono due, ragazzi. Ora, questo era proprio una piccola clip che ero lì a piedi per caso. Ale era lì davanti, ha saltato. Io sono saltato, sono arrivato sopra a quell'affare. È stato tutto casuale, è stato bellissimo. Quindi ho fatto una clip nella clip. Comunque, ragazzi, cioè, avete visto? Sono due le cose, stavo dicendo. O veramente parliamo di mod menu. E infatti poi è una certa il tizio che spawnava, che non si è capito chi, come, quando ha smesso. Non si sa se è uscito, non si sa chi era, non si è capito un po' un cazzo. Oppure c'è il creatore moddato. Sapete cosa vuol dire? Il creatore moddato potrebbe essere una sorta di attività che ti permette di spawnare delle cose dentro la lobby. È una cosa un po' strana. Comunque, ragazzi, vi lascio ora al video. Vi guardate tutto l'evento, perché sono stato un po' lì, sono stato 20 minuti. Io ve lo metto, vi metto 10 minuti, ragazzi, se volete passarveli e guardare un pochettino la situazione. È stato un evento bello, carino, c'era una lobby piena, divertente. Mi piacerebbe anche a me in un futuro prossimo trovare persone, i miei iscritti, che si comportino bene e magari fare degli eventi con tanta gente come era pieno questo evento qua. Guardate che carini, ci siamo messi poi tutti nella base, ci siamo fatti delle foto, ragazzi. Veramente un bel evento. Togli che poi c'è stata questa situazione dello spawn di roba, che poi vedrete bene durante il video tutte le cose che ho girato e proprio apposta per far vedere la situazione. E niente, ragazzi, vi lascio al video. Bella, regà.
Eccoci di nuovo qua, ragazzi, fantastico. Per chi ha visto tutto il video lo ringrazio. Avete visto che questi sono eventi divertenti, eventi fatti di persone serie, dove anche se si esce in 27 da una base operativa nessuno spara, e questo è la cosa bella, ragazzi. Con questo chiudo, spero che nel 2023 anche noi riusciamo a fare questa cosa qua. Sarebbe un obiettivo da imporsi e riuscire a fare questi eventi con tanta gente, divertendosi, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, sostenete Stavix, iscrivetevi, attivate la campanellina e niente, raga, alla prossima. Spada, bam!